In un momento incerto per l'economia, la nuova apertura del superstore della catena Sì con te a Pescara in via Montefaito crea nuova occupazione con 40 giovani dipendenti e al contempo riqualifica il territorio. Una nuova attività vuol dire una nuova vita commerciale, vuol dire movimento, vuol dire lavoro per i nostri giovani. Qui ci sono 33 ragazzi che cominceranno la loro prima esperienza e quindi avranno la possibilità di guardare avanti nella vita, ma ci sono anche tanti produttori agricoli che portano i prodotti qui in questa struttura. Ci sono comunque aziende che si muovono e che creano ricchezza. È troppo importante per una città come Pescara essere un punto di riferimento commerciale per tutto l'Interland. Questa era un'area abbandonata. Ci sono state anche molte polemiche rispetto all'apertura di questo store. Qui si poteva realizzare un palazzo di 8 piani. Abbiamo preferito invece far aprire una struttura che è a servizio della città e poi poter realizzare a fianco un parco che sarà a disposizione dei cittadini. Questo vuol dire far crescere una città, dare spazi a disposizione dei cittadini, dare servizi, evitando quando si può di far costruire palazzi che poi creano intasamento. Così abbiamo sicuramente dato un'opportunità nuova. La stessa opportunità abbiamo dato a pochi metri da qui, qualche anno fa, al McDonald's, che ha aperto e ha riqualificato una zona anch'essa abbandonata. Anche lì ci sono state polemiche, perché quando c'è un terreno vuoto si pensa a chissà che cosa. Invece ci sono due attività che producono posti di lavoro, almeno 120 persone lavorano tra le due attività. È una cosa bella. Oggi siamo orgogliosi di essere qua perché il nostro secondo punto vendita che apriamo a Pescara, una città ricca di storia, di valori, e abbiamo la fortuna di aprire un altro punto vendita di 2000 metri quadri con oltre 40 persone che sono state assunte nel territorio di Pescara.